Benvenuti su Stato Libero TV, questo è il primo di una serie di video che parlerà delle società partecipate e cisterne. La recente riforma organica delle società di capitali ha definito le società controllate come quelle società in cui un'altra società dispone della maggioranza assoluta e relativa dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, articolo 2359 del Codice Civile. Storicamente, il fenomeno delle società a partecipazione pubblica è correlato a tre cause principali. L'affermarsi dello Stato imprenditore soprattutto a partire dagli anni 30 del secolo scorso, la privatizzazione formale di enti pubblici negli anni 90 del secolo scorso, la esternalizzazione di attività svolte da apparati amministrativi. Le prime due cause riguardano più in generale il rapporto tra lo Stato e l'iniziativa economica nel mercato e sono incasellabili nell'evoluzione storica che dallo Stato liberista di fine 800 porta fino ai nostri giorni, sotto l'influsso del diritto comunitario, allo Stato regolatore. La terza, invece, è riconducibile alla dimensione organizzativa delle funzioni amministrative proprie dello Stato e si è manifestata in tempi relativamente recenti con l'esigenza di rendere più snella ed efficiente l'azione amministrativa. Le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme relative alle tradizionali società per azioni a meno di norme speciali. Infatti, come per le normali società per azioni, l'assemblea dei soci nomina il consiglio di amministrazione, che delega funzioni all'amministratore delegato e nomina il presidente, il quale ha la responsabilità legale. La maggioranza in consiglio di amministrazione è della parte pubblica in quanto svolge funzioni di controllo e detiene la maggioranza delle quote della società. I consiglieri di amministrazione della parte pubblica sono nominati, nel caso delle municipalizzate, con una delibera di giunta. Bisogna ricordare, però, l'articolo 13 del DL numero 223/2006, decreto Bersani, che introduce una disciplina speciale consistente, in primo luogo, in una serie di limitazioni dell'autonomia negoziale delle società a partecipazione pubblica. Le stesse, infatti, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono rendere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Il soggetto pubblico, ad esempio un comune, emana un apposito regolamento volto a coordinare i rapporti con la società partecipata. Per quanto riguarda il risultato della gestione, cioè l'utile, le società partecipate da ente pubblico seguono le classiche norme e pagano le medesime imposte delle normali SPA. L'utile, infatti, è il risultato della gestione dopo le imposte, IRES e IRAP, e, se diverso da zero, per il 5% deve essere lasciata ad incrementare le riserve della società, come previsto dal Codice Civile, mentre per il resto va a remunerare i soci in modo proporzionale alla loro quota di partecipazione. L'utile accumulato nelle riserve può essere utilizzato per realizzare nuovi investimenti, incrementando le mobilizzazioni materiali o immateriali della società. Questo non è l'unico problema riscontrabile nella gestione delle società partecipate. Per fare un esempio, teniamo presenti le società partecipate italiane che gestiscono l'acqua. Mentre nel nostro paese il voto referendario del 2011, che ha abolito il decreto Ronchi, continua ad essere ignorato dai governi, l'esempio di Parigi dimostra che passare ad una gestione totalmente pubblica dell'acqua conviene. Dal 1 gennaio 2010, nella capitale francese, l'ente di diritto pubblico Eau de Paris ha rilevato dalle due multinazionali, Veolia e Suez, la gestione della rete idrica di Parigi. Il risultato è stato un risparmio di 35 milioni di euro l'anno e l'abbassamento dell'8% della bolletta dell'acqua. A Parigi, la ripubblicizzazione del servizio idrico è stata accompagnata da un alto livello di investimenti, da una gestione rinforzata del patrimonio, da una politica di preservazione della risorsa idrica e da una qualità di servizio migliorata. A ciò si aggiungono misure sociali mirate per coloro che hanno un reddito basso. Non basta dunque l'efficienza a garantire un servizio migliore, ma serve anche una direzione qualitaristica.